Cioè, amiche e cioè, amici, come liberarsi da un uomo insistente che ti corteggia insistentemente? Questo video per rispondere a Tiziana che mi segue su YouTube. Ora, dipende quanto è insistente. È ovvio che se fosse insistentissimo, diciamo così, da passare da stalker, è evidente che allora, beh, ti conviene subito prendere le distanze perché diciamo che non è mai opportuno accettare eccessivamente. Prima, in questo caso, con gli stalker dovresti fargli subito presente che se continua prenderai provvedimenti legali, tra virgolette. Però, diciamo che alle volte magari non sono situazioni di questo genere, per cui lui anche in modo piacevole è insistente, nel corteggiamento, però è uno che non ti interessa, quindi senza offenderlo vorresti allontanarlo. Ma il modo migliore è quello di mettere comunque un antagonista di cui ti dichiari innamorata e irremovibile. Cioè, nel senso, dirgli: guarda, sono fidanzata con un uomo molto geloso, per cui ti prego di non chiamarmi più, perché tra l'altro è uno anche che ogni tanto schizza e non vorrei che poi facesse delle cose strane. E quindi li vai a seminare dubbi in questo modo. È ovvio che dovresti poi avere comunque perlomeno una spalla, un tuo amico, qualcosa che possa sostenere questo ruolo fondamentalmente in qualche modo. Poi dipende se questa persona ti frequenta, ti conosce, cioè le situazioni possono essere tantissime. L'unica cosa che non devi evitare, cioè inizialmente puoi anche provare tranquillamente, diciamo, a evitare di rispondere. L'unica cosa, ecco, quella che non devi fare è rispondere a messaggi, anche se lui ti scrive 500 messaggi, non devi rispondere, smetti di scrivermi, non devi proprio rispondere. La prima cosa da fare è quella di ignorare completamente. La seconda, se dopo un certo numero di volte insiste sempre di più, puoi mettere appunto un antagonista di questo genere. E a quel punto lì però deve chiudere, altrimenti passa poi dal lato stalker, diciamo. Quindi, però di solito ignorando completamente si riesce quasi sempre a far sì che l'altra persona dopo un po' demorda e vada a cercarsi altre situazioni. Però dare corda è la situazione peggiore, anche dare corda in negativo, insomma. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!